E ciao a tutti amici acquariofili e benvenuti in questo nuovo video di Philos Aquarium. Spero che i vostri pesci stiano bene e quest'oggi voglio presentare un nuovo video che mi è stato consigliato da uno di voi. Il cambiamento di colore nei pesci rossi, che cos'è e a cos'è dovuto? È un argomento molto interessante che ho voluto approfondire abbastanza velocemente. Intanto c'è da dire che ci sono diverse tipologie di variazioni di colore. Le principali, quindi quelle più conosciute, sono tre. La prima è quella dovuta alla crescita, quindi al cambiamento di colore da un pesce giovane a un pesce adulto. La seconda può essere dovuta a una malattia, quindi un'infiltrazione di parassitaria all'interno del nostro pesce che ha contribuito al cambiamento della livrea. La terza, che è quella più complicata e meno conosciuta, è semplicemente la variazione di colore da pesce adulto a pesce adulto, quindi una variazione genetica immediata che contribuirà al cambiamento di colore nei pesci rossi. C'è da dire che questa variazione si svolge solo da colore più scuro a colore più chiaro, quindi che ne so, da un pesce nero a diventare arancione o da un pesce nero a diventare bianco e così via. Ma adesso andiamo a approfondirli tutti insieme. Allora, la prima che ho detto, quindi la variazione di colore dovuta alla crescita, è un fenomeno molto semplice da spiegare, semplicemente perché nel caso dei pesci rossi nascono di un colore grigiastro, tutti, nessuno escluso, che poi pian piano nella crescita diventerà il colore che hanno da adulti, ovviamente in base al colore dei genitori, quindi arancione, rosso, nero e così via. La colorazione avviene successivamente nei primi mesi di vita, però tutto questo può variare in base a come li alimentiamo. L'alimentazione, come sapete, è un fattore che può variare un sacco di cose nei nostri pesci rossi, di cui anche la colorazione. Quindi se andiamo a alimentare i nostri pesci con tanti mangimi vegetali, ricchi quindi anche di alga spirulina, mangimi freschi e così via, avremo uno sviluppo della colorazione molto molto sviluppato rispetto ad altri pesci alimentati solo con mangimi. Ovviamente i piccoli non si coloreranno tutti nello stesso momento, lo stesso giorno. Ci saranno quelli che si coloreranno prima e quelli che si coloreranno dopo. Vi dico solo una piccola cosa che non c'entra tanto con questo argomento. Se noi andiamo a riprodurre due pesci rossi dello stesso colore, non è detto che tutti i piccoli nascano di quello stesso colore. Per farvi capire, qui io ho fatto riprodurre due pesci arancioni, quindi io mi sarei aspettato tutti i pesci di colore arancione, e invece mi sono nati pesci sia arancioni, sia rossi e sia grigi. Questi grigi molto probabilmente diventeranno anche neri. Questo è dovuto semplicemente a uno sviluppo di un carattere recessivo che si è sviluppato nei genitori dei genitori, ecco, come dire, nonni, bisnonni dei nostri pesci. Può darsi che o il papà di Osaka o il papà di Kohaku e così via era di una colorazione diversa, quindi più scura. Con questo chiudo questo capitolo e ne apriamo un altro, quindi andiamo a vedere la variazione di colore dovuta a qualche malattia, ecco. Che io sappia non esiste una malattia che varia il colore dei pesci, ma sono semplicemente dei sintomi di molte malattie che possono contribuirne al cambiamento di colore. La causa principale è dovuta allo stress, quindi un pesce stressato, che di conseguenza sarà più predisposto alle malattie, avrà una colorazione diversa da un pesce sano. La variazione di colore può variare anche non solo per la malattia, ma anche sempre per lo stress. Per farvi un esempio, quando andiamo a comprare nuovi pesci, il nostro pesce nel sacchetto, dopo aver fatto un lungo viaggio, lo vedremo di una colorazione molto più pallida, sempre per lo stesso motivo, quindi un pesce stressato sarà di una colorazione diversa. Se no, esistono malattie parassitarie che si sviluppano sotto le scaglie, che di conseguenza portano a una variazione di colore da scaglia a scaglia. Quindi se vediamo che abbiamo dei pesci con delle scaglie nere, perché diventeranno nere, non è una variazione spontanea, è semplicemente dovuta a dei parassiti. Questi parassiti saranno arrivati ovviamente da un'acqua sporca e inquinata, e quindi dovremo procedere con dei cambi d'acqua. La terza e ultima, quindi quella più complicata, è la variazione di colore spontanea. È un fenomeno che non si frequenta in tutti i pesci, ovviamente. È un fenomeno molto particolare che è dovuto molte volte a un ritardo alla crescita, quindi a un povero pesciolino che non ha potuto crescere in modo corretto e che quindi, portandolo in un ambiente adatto, ha sviluppato una colorazione differente. O se no, è semplicemente perché noi abbiamo variato l'alimentazione. Quindi se abbiamo un pesce che è stato sempre alimentato da mangimi completi di base e un giorno decidiamo di alimentarlo solo ed esclusivamente con carote, piselli bolliti, mangimi vegetali e così via, vedremo una variante molto molto intensa di colore sulla pelle. Quindi o in alcune parti cambierà colore, o se no avremo semplicemente un pesce con una colorazione molto intensa.
Questo non vuol dire che se domani iniziamo a alimentarlo solo con mangimi vegetali, che tra l'altro vi dico che non fa bene ai pesci, specialmente i pesci rossi che sono onnivori, cambierà completamente colore. Non funziona così. Semplicemente è una questione non solo genetica, ma anche comportamentale. Ci sono pesci più predisposti. Con questo concluderei il video. Ringrazio quella persona che mi ha consigliato questo argomento, che mi è veramente piaciuto trattare. Vale per tutti questa cosa, quindi se avete un'idea per un nuovo video fatemelo sapere nei commenti. E per il resto ci vediamo nei prossimi episodi.